Sì. Così si fa, pivello. Ora comincia il video vero. Things that happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Morning Greenies! Siamo Cotori 96 e Luna Hallows e voi siete i benvenuti in questo nuovo confronto libro-film, ovvero la seconda parte di un video che avete già visto, dove confrontavamo Demitranne e il labirinto con il film. Questa è la stessa cosa, la seconda parte, consideratela come una seconda parte. In occasione del film che abbiamo visto giusto sabato sera, abbiamo fatto questi bellissimi cartelloni, ovvero Cotori l'ha fatti. Grazie. E io ho finanziato, sono dei capolavori, il mio l'ho preso sopra detto. Quindi, allora, partiamo subito con l'audioblog. Avremo molte cose da dire, quindi al primo posto. Dammi una teoria, cioè una considerazione. Una considerazione mia e di Cotori. Praticamente noi pensiamo che il film è fatto benissimo. Le ambientazioni sono una cosa meravigliosa, secondo me, a mio parere. Sì, sì, anche gli effetti speciali, le location, tutto quanto. Perfetti, tutto proprio. Quanto. Però la storia non è la storia che noi sappiamo. È un'altra storia che ha creato Wes Ball. Ma se la guardiamo dal punto di vista di chi non ha letto il libro, è una storia che è fatta molto bene. Numero 2. Gli attori nuovi. Dunque, partiamo con il nostro amico Eris, che non è Ice, come invece è scritto. Eris è un tipo, insomma, nel libro era molto silenzioso, appartato, e noi ce lo immaginavamo un tantinello più bello, perché, insomma, abbiamo visto uno con un buco tra i denti, quindi è decisamente... bruttarello. E poi la pelle proprio chiara, non mi piace brutto, non, cioè, piace. Sì, non ci è piaciuto l'attore, ma infatti era molto silenzioso, come ho detto nel libro, ma nel film appena vede Thomas gli parla. E noi presumiamo che sia per il fatto che avevano tolto il chip della memoria anche a lui, oltre che a Teresa, perché l'hanno tolto anche a Teresa il chip della memoria, e che lui si sia ricordato di Thomas e che è alleato con lui per sabotare tutta la cattivo e i suoi piani. Altro attore nuovo, ovvero Brenda. E non Brinda o Brinda, ok? È Brenda. Nel film la pronunciano così. Brenda è una bella ragazza, ma secondo la me Cotori doveva essere così. Esattamente. E invece è così. Beh, la presentatrice è molto bella, non stiamo dicendo che è brutta, è che non è troppo femminile, mentre Brenda nel libro era molto, molto femminile. Ok, vuoi parlare tu di Korg? Jorge, proprio la pronuncia spagnola. Hermano, sì, Hermano è stata una delle poche battute che lui effettivamente ha rispettato. Sì, l'unica, anche perché lui si sosteneva a uno che andava in giro a cercare il guadagno. Tre domande. Da dove siete arrivati? Dove state andando? E qual è il mio guadagno? Invece era uno molto ricco e... Sì, infatti nel libro pagava sempre lui. Sempre, andava a giro, faccio io. E vabbè, comunque, com'è l'attore secondo te? Allora, secondo me l'attore è molto senile, cioè è troppo vecchio. Giusto. Io e te infatti ce l'avrà... Immaginato giovane e abbastanza bello. Vabbè, non una bellezza tipo Thomas Hunter, Dylan O'Brien, perché quelle sono uniche. Ma cioè, immaginate uno... Con un certo fascino. Con un certo fascino. Non un poveraccio vecchio. Però c'è da dire una cosa, che noi abbiamo apprezzato molto il doppiaggio. Il doppiaggio sì, esatto, la voce calda, proprio matura, era veramente bella. Ok, altri due personaggi, Harriet e Sonia.
Allora, due ragazze del gruppo B che dovevano attaccare il gruppo A, ovvero quello di Thomas, di Mino e degli altri, con le armi, con tutto quanto, e nel film vanno da Harris, abbracci, baci, carezze. Harris! Non ci credo, Harriet! Mio Dio! Che cosa ti fai tu qui? Sonia! Harris, sei fortunato che non ti abbiamo sparato. Venite con noi, venite con noi. Vabbè. L'ultimo, però le attrici erano veramente belle. Molti, sì, io mi sono immaginata così, veramente. No, io, cioè, io avevo Harriet me l'avevo immaginata con i capelli rossi, ma vabbè, è una mia idea, quindi niente. L'ultimo, ma non meno importante, perché anzi è quasi, diciamo, il mezzo protagonista, esatto, è Jensen. Ovvero alias, come lo chiamiamo noi, uomo ratto, o perché ha detto e visto Game of Thrones, dico questo, perché l'attore è lo stesso, diciamo così, per questo. Sempre questi soprannomi ambigui. Molto ambigui, esatto. Allora, perché uomo ratto? Perché lui aveva i baffi nel libro, e nel film compare subito all'inizio, mentre nel libro compariva dopo, che i radurai erano stati affamati e che avevano visto dei cadaveri appesi al soffitto. Quando nel film invece aprire il soffitto erano stati loro a testa in giù. Ottima idea, Thomas. Sentire che aveva da dire quell'uomo ci è stato davvero utile. Sta zitto, Mino. Va bene, va bene. dettagli irrilevanti, ok. Ma per via di Jansson, lui compare molto tardi, invece nel. E si dichiarava come parte della cattivo. Mentre nel film lui non dice che sei parte della cattivo, dice che sei parte di un'altra organizzazione che era contro la cattivo, perché erano gli stessi che avevano ammazzato, tra virgolette, nel primo film tutta la cattivo, che invece non era morta. Tra l'altro, ma nel libro Jansson si presenta dentro una teca di vetro. Che era stata fatta soprattutto per Thomas e per i suoi colpi di testa, tra virgolette, nel film, quando gli dicono: Thomas, non farti notare. Finché non siamo sicuri, dobbiamo continuare a tenere la testa bassa e non attirare l'attenzione, d'accordo? Che cosa fa adesso? Per me sta attirando l'attenzione. Si fanno fare, perché tanto è Thomas. Esatto. Vabbè, tanto cosa. Ok, io direi quindi di passare al punto numero 3. La storia. Allora, la storia ve la riassumiamo in brevissime parole, perché sennò ci dilunghiamo come al solito. La storia del libro, vi dico la storia del libro, poi vi diciamo la storia del film. Allora, la storia del libro. Allora, loro era una seconda fase della cattivo, la fase 2. Ovvero dovete sottoponevano i radurari a un altro test. Li facevano, specialmente Thomas, perché è uno dei più intelligenti. Li mandano nella zona bruciata per vedere quanto resistono, come se la cavano in diverse situazioni, per analizzare i loro cervelli, se sarebbero stati in grado di fare certe cose, eccetera. Ma glielo annunciano, gli dicono: guardate, questa è una prova, se voi arrivate al porto sicuro, che era un bastone di legno infissato dentro, ecco, come questo che abbiamo fatto io e Cotori, ecco, ve lo facciamo vedere, eccolo qui, questo è il porto sicuro. Ok, il porto sicuro è questo, nel film è un'altra cosa, è tipo la parte finale di Demetriane, è l'Eden, il paradiso, la cosa più bella che possa esistere al mondo. Non ce la fanno vedere nel terzo film. Certo, lo chiameranno il porto sicuro, va bene. Aspettiamo. Ok, loro dovranno arrivare al porto sicuro per ottenere una cura. Questa è la storia del secondo libro, che io e Cotori abbiamo finito, lei in 3 giorni e io in 5. Ma l'abbiamo finito subito, perché il libro era scritto bene. Anche il film, la storia l'abbiamo seguita, perché ci è sembrato di essere entrate e uscite, praticamente. Effettivamente la storia è volata, un soffio, Ok, però dobbiamo dire un po' di cose che non quadrano, ovviamente, perché, allora, innanzitutto, come abbiamo detto, Jansson si presenta come parte di un'organizzazione che è contro la cattivo, quando un'organizzazione che è contro la cattivo è il braccio destro, esatto, che è tutta un'altra cosa, e che fanno comparire nel secondo quando doveva comparire nel terzo. Ok, la storia comincia che ci sono loro che stanno lì nei dormitori, quasi uguale al libro, perché poi nel libro stavano nei dormitori, però a un certo punto doveva succedere tutta una serie di cose, tipo loro che vedevano i cadaveri, che venivano affamati, eccetera. Nel film ovviamente no, vanno, a un certo punto Thomas e Harris scoprono dei segreti oscuri sulla cattivo, cioè che stava prendendo il sangue dagli immuni per fare il Nirvana, che spieghiamo più tardi.
E niente, scappano e vanno, incontrano Korg e Brenda e gli dicono andiamo dal braccio destro. E qui così. C'è cascato proprio. Esatto. Perché siamo crollate, perché diciamo, il braccio destro. Ma non era nel terzo libro. Il braccio destro compare nel terzo, Vince compare nel terzo e anche Gally, che se vi ricordate, Gally non è morto, solamente quasi strangolato da Thomas, però è ancora vivo, mentre nel film, nel primo è morto. Concetto un po' male. Un po' male, però è vivo. Sì, sì, ovviamente. E, ok, niente, la storia quindi è questa, la fuga, perché appunto loro è come se fuggissero dalla cattiva e dai loro piani. E il finale è una cosa tremenda. Vuoi dirlo tu, visto che sei fan di Mino? Dillo tu. Ma nel libro Mino era il leader del... Cioè... Il leader perché lo stabiliva un tatuaggio, ma esatto. Ve lo spieghiamo fra poco. Intanto tu... E spiega cosa succede nel finale. Semplicemente me l'hanno rapito senza un perché. Me l'hanno rapito sì, perché Mino è il mio personaggio preferito, come il mio... per Luna Newt. Ci siamo molto affezionate ad un personaggio alla fine. Prenda Thomas. Però Thomas non è tanto sveglio, quindi capirai. Nel libro, nel film sembra tutto chissà chi, vabbè. E ok, niente, quindi il finale Mino viene rapito così, però noi sospettiamo, attenzione, che sia stata fatta questa cosa, Westball, per far capire comunque che legame c'è tra Thomas e Mino, che sono migliori amici, che lui, a parte Mino e Newt, non aveva nessun altro a cui essere legato, quindi ora arrivano Newt, ora arrivano Mino. E hanno rapito Mino. Un'altra cosa che vi abbiamo anticipato dei tatuaggi, ve lo spieghiamo. Nel libro loro hanno tutti dei tatuaggi sulle scapole, che sono stati tatuati dopo che hanno visto i cadaveri appesi. Loro l'hanno scoperti dopo, ma ce l'avevano già da tempo. Dormito, durante la notte. Esatto, certo, è facile fare un tatuaggio mentre la gente dorme, non senti niente, ovviamente. Sì, ma c'era quel bellissimo pezzo, anche da Ship proprio, dai. Ok, raccontiamolo. Allora, i tatuaggi sono sulle scapole. Sulle scapole, se hai una maglietta, ovviamente non si vede. Allora c'è Newt che va da Thomas e gli fa: ma potresti leggere il mio? E Thomas gli scosta la maglietta. Oh, momento Ship. Che bellissimi sono stati nel libro, questo ovviamente. Ok, invece nei film i tatuaggi ci sono, ma sono come marchi, come per dire, questi sono della cattivo. E tra l'altro se ne legge solo uno, quando Korg punta addosso quella specie di, non lo so, processore per leggergli il marchio. Sì, che poi non si sa come ce l'ha avuto, visto che diceva di essere povero, quindi non si sa come abbia avuto quell'affare. Comunque si legge solamente Thomas, proprietario della cattivo, soggetto a 10, no a 1, lui era a 1, da uccidere. Sì, era così il suo tatuaggio, era, deve essere ucciso da un membro del gruppo B, vabbè, deve essere ucciso, stessa cosa. Una scena che invece è molto brutta, che non hanno messo, ma che Cotori si aspettava, quindi lasciamo che sia lei a dirvelo, ma quando non ti puoi prendere l'ansia. No, a me mi ha preso l'ansia perché appena appena Brenda e Thomas sono crollati letteralmente assieme al covo di Korghe, sotto nel sottofondo. Sotto nel sottofondo? E ho detto: sì, questa è la mia scena. Adesso perché? Mi compare Gervaso, finalmente. Voi sapete tutti che è Gervaso, non ci deludete. Gervaso mi ha preso il naso, non fateci caso. Esatto. Non è compasso. Mi ero tutta allarmata. Sì, che bella la mia scena. Io ero vicino a lei. Quindi... film. E invece niente. Non me l'hanno fatto comparire. Me l'hanno sostituito con tre spaccati a caso. A caso, sì, sì. Sono comparsi dalle radici rosse. Esatto. Ma dopo cavolo, mi sento... Dopo che un topo fatto al computer è stato calciato da Brenda, perché sono stati tre ore a riprendere un topo che è fatto al computer, ma non c'entra mai niente. Non ha senso quella scena, guardate, lasciamo perdere. Ok, un'altra scena che non ci quadra, gli immuni, se tu sei immune non sei predisposto a prendere l'eruzione, che voi sapete tutti cos'è, quindi non ve la so spiegare, l'eruzione è il virus, quindi tu non sei predisposto a prendere l'eruzione, allora perché... Se ti morde uno spaccato nel film, tu diventi uno spaccato. Vogliamo citare la morte di Winston? Povero Winston! Che moriva in tutt'altro modo nel libro. Nel libro e nel film è morto perché si è suicidato, perché non voleva diventare uno spaccato. Esattamente. Allora, questo ci fa capire che lì in mezzo sono tutti immuni, tranne Newt, ma dovevano dirlo nel terzo. E invece hanno fatto credere che pure lui fosse immune. Quando invece non lo è, ma va bene, lasciamo stare. Quindi nel film sono tutti immuni, ma se ti morde uno spaccato tu diventi non immune. E invece no, come ho spiegato,
se sei predisposto oppure no, ce l'hai dentro il sangue. Quindi, a parte questo, vabbè, comunque se tu diventavi uno spaccato avevi comunque il Nirvana, che se spiega, l'hanno messo il Nirvana, spiega un po' come... Però non l'hanno detto che effettivamente si chiamava Nirvana. È una droga che inibisce i sensi ed è estratta direttamente dall'enzima prodotto da questi immuni, queste persone che non hanno sviluppato comunque il virus. Sì, esatto. E lo dice nel film, perché quando fa vedere che cura Brenda, che attenzione, Brenda ha l'immunità fatta a persona praticamente, e invece è diventata quasi una spaccata, glielo inietta il Nirvana, ma non dice che cos'è. Ovviamente questo è sempre i lavori fatti a caso, ma vero? Ma puoi iniettare una cura a caso senza chiederti il perché. Esatto. Va bene, okay. Ci piace. Quindi questo ci porta a questo argomento qui, ovvero che gli spaccati sembrano degli zombie. Sì, certo. Ok, non siamo su The Walking Dead. Ok, allora, questo è uno zombie. Questo qui, lo vedete? Questo è uno zombie preso da The Walking Dead, fatto benissimo. Uno spaccato, invece, è questo qui. Allora, ci sono delle somiglianze, forse dell'aspetto, perché sono tutti malandati alla fin fine. Sì, quasi. Senza occhi, come la madre di Teresa nel film. Ti ricordi? Oh, mamma mia. Però, non sono zombie, perché gli zombie, ve lo spiego perché seguo The Walking Dead, Cotori purtroppo non lo segue, quindi... Spiego, non fa paura, segue il trono di spade. Ok, uno zombie non ha un cervello, cioè... Quando viene morso, perché è lo zombie che morde e tu diventi uno zombie, non lo spaccato che morde e tu diventi uno spaccato, quando lo zombie ti morde tu diventi uno zombie, ovvero una creatura senza cervello che deve mangiare appunto carne umana. Gli spaccati non possono fare questa cosa, gli spaccati ragionano col cervello, solamente che è contaminato dal virus, dopo l'andata ovviamente, perché prima dell'andata sono ancora leggermente lucidi, leggermente perché stanno per impazzire piano piano, e niente, dopo l'andata impazziscono, ma non vuol dire che vanno in giro a fare cervelli, persone no, cervelli. Ok, non così. L'ultima cosa che non c'è quadrata è Ava Page, che è comparsa troppe volte. Sì, perché Ava Page compariva, a parte nel libro compare solamente alla fine con le sue email. Cosa succede nel film? Sì, nel film tutta di bianco mi voglio vestire, carina, coi tacchi, passa in mezzo a tutti. E poi, cioè, io la vedo... Va da Thomas e Teresa, sì, i suoi cocchi, esatto, prediletti. Io la vedevo tanto come una che non si voleva sporcare le mani direttamente. Esatto, no? Lo faceva fare ad altri e lei stava nel suo covo tranquilla, non fare un cavolo di niente. Ma io voglio trovare la cura, ok, trova la cura. Pestatene lì da sola e fai lavoro sporco con gli altri. E va lì in mezzo a tutti così, tutta scialla, come si dice. Ok. Va bene, niente. Mamma mia, come ce l'hanno stravolto. Ce l'hanno stravolto. Però, tutto sommato, dai, si potrebbero salvare alla fine. Cioè, Westworld potrebbe salvare effettivamente la storia nell'ultimo film. Questo ci porta al punto numero 4. Le... tre parti che sono state rispettate e le altre no, cioè tre, forse sono quattro, perché la battuta di Folger Germano, come abbiamo detto, è stata menzionata. Un'altra battuta menzionata è quella di Thomas verso Brenda, che lui pensava fosse Teresa perché ha mezzo drogato dalla festa e ha fatto "tu non sei lei". Tu non sei lei. Tu sei lei. Tu sei lei. La così. Stessa battuta del libro. L'altra scena che cioè, abbiamo gioito io e Cotoi, che lei ha cominciato a dire: guarda, guarda, c'è la tempesta. Fermate! Resistete! Manca poco! Tutti dentro, forza! Che
cervello. Ed è la tempesta. La tempesta con Mino che viene direttamente colpito da questo fulmine. Mamma mia. Quella scena è stata sì. fantastica. Ok, va bene. Ci ha preso un colpo, sì. È stata fantastica. Allora, lui Mino si sveglia e faceva, cosa è successo? E Newt è stato colpito da un fulmine. E Mino, oh! Ce l'hai fatta, amico. Ci hai messo una paura. Stai bene? Che mi è successo? Sei stato colpito da un fulmine. Oh. Cioè, la roba finissima, sono stato colpito da un fulmine, wow! Ok, e l'ultima cosa che c'entrava con le location, ma ribadiamo il colpo di forza che ha fatto veramente molto bene. Molto bene. Questo ci porta alla chiusura del video, purtroppo ci dispiace, e queste sono le cose, le tre cose che abbiamo detto a proposito del film. Molto generale, però sono state coincise, ma ci è piaciuto. Ci è piaciuto molto. Io lo rivedrei, magari a casa mia adesso ce lo vediamo in inglese, così verifichiamo se Newt ha chiamato veramente Thomas Tommy, perché ci avevano detto che Newt avrebbe chiamato Thomas Tommy per la prima volta, santissimo, e Dio, e non è successo neanche. Non è avvenuto, ma lasciamo perdere. Schifo. Va bene, ok. Quindi noi vi salutiamo qui, Cotori 96 e Luna Allos. Baci a tutti, bazinga! Ciao Nasi! Ciao Nasi! I'm awesome. No, you're not, dude. Don't lie. I'm awesome. I'm driving around in my mom's ride. I'm awesome. A quarter of my life gone by, and I met all my friends online.